si lavorava molto fascia aperitivo, quindi 18, 20, 21. Poi noi, non avendo un ristorante, ovviamente c'erano quelle due ore un po' più tranquille tra le 21 e le 23, e poi dalle 23 alle 2 c'avevi il boom, ma noi siamo un cocktail bar serale. Non era facile perché non avevamo una data precisa, cioè di settimana in settimana uscivano i decreti come veramente l'oroscopo, no, di Fox. E per noi essere chiusi era un costo molto, molto grande. La nostra azienda contava circa 20-22 dipendenti, è un bar il nostro che comunque per fortuna ha un grosso afflusso di persone, quindi servono persone in sala, persone in cucina, persone al bar, manager, persone in cassa, e quindi noi ci siamo trovati un po' in difficoltà, la cassa integrazione che non arrivava, la prima l'abbiamo anticipata noi ai nostri ragazzi, gli aiuti che sono arrivati ovviamente come per tutti con grossi ritardi, ma era la stessa cifra che io farei in un sabato sera normale, non andavano di certo a coprire quasi 3 mesi in attività. Parlando un po' di numeri, noi nel nostro massimo nel 2020, lo scorso anno, eravamo comunque al 50% rispetto al 2019, ti parlo del massimo, in media siamo sul 60-70. È arrivato maggio, si poteva riaprire, noi abbiamo aspettato qualche giorno in più per capire com'era l'andazzo, e infatti il primo giorno di riapertura hanno già fatto multe a tanti locali. Ovviamente super attenzione, abbiamo fatto un training ai ragazzi in base anche ai nostri consulenti HCCP, abbiamo preso misure anche extra, ad esempio il plexiglass in cassa non era obbligatorio, noi l'abbiamo comunque messo. Soprattutto nei primi mesi, diciamo, le forze dell'ordine non sono venute in nostro aiuto, perché anziché consigliarci e venirci incontro su quelle che erano le vere regole, ci hanno fatto una volta una multa per un motivo, un mese dopo ci hanno fatto la multa per il motivo opposto. Io addirittura sono arrivato a un certo punto a sperare che le persone non venissero a freni, cioè speravo che rimanevamo calmi, che non c'era troppo afflusso, perché era più l'ansia per i controlli che la felicità di avere persone nel nostro locale. Soprattutto in zona arancione mi sono trovato, io spesso venivo comunque qua a fare lavoro d'ufficio la mattina, e mi sono ritrovato specialmente il lunedì, quindi dopo il weekend, a avere questa piazza piena di bottiglie, di carte della pizza, carte del bar, tra pizzini, caffè a sport. Addirittura l'altra volta ho trovato un barattolo di sottaceti vuoto, quindi si sono fatti un aperitivo così. Un'altra cosa un po' assurda è stata quella della chiusura di alcune piazze della cosiddetta movida, no? In questo termine demoniaco. E quindi succedeva che a Piazza delle Russe, che sta dietro un palazzo da dove siamo noi, mettevano due camionette della polizia transenne, quindi chiudevano Piazza delle Russe alle scalinate, e tutta la gente di Trastevere prendeva le birre ai mini market, prendeva le cose da chi illegalmente magari faceva asporto, e alle 7 al locale chiuso, quando potevamo chiudere alle 6, la piazza era più piena che alle 6, perché appunto le persone, avendo Piazza Trilussa chiusa, prendevano da bere e si mettevano alla piazza nostra. Quindi, oltre a stare attenta al mio afflusso di clienti, c'era il problema che c'era proprio il casino generato da tutte le persone che prendevano da bere, da sport, e si mettevano in questa piazza qua. Direttive anche qua ho dovuto leggerle un bel po' per cercare di capirle bene. Innanzitutto hanno dichiarato che avrebbero riaperto i bar il 26, 10 giorni fa, e il decreto è uscito venerdì. Io fino a venerdì sera non sapevo quanto staff mi serviva, quanti ordini fare, in che modalità riaprire. Quindi voglio dire, devi dare anche le possibilità alle persone di organizzarsi. Gestire un bar con 10-12 persone non è una cosa da poco, soprattutto al centro dove i costi, anche se stai fermo, sono alti. E poi non è chiaro la cosa dell'asporto, che sembra che appunto si può fare solo all'esterno. L'asporto dipende dal tuo codice Ateco, quindi se vendo pure la pizza magari posso farlo liberamente, se non vendo da mangiare posso farlo fino alle 6. Alcuni vigili, dei colleghi, hanno detto che va tappato il bicchiere, altri hanno detto no, pure se non lo tappi è la stessa cosa. Sembra che invece il 1° giugno si possa riaprire pure all'interno, però fino alle 6, quindi all'esterno fino alle 22, all'interno fino alle 6 del pomeriggio. Quello che tutti chiedono è faccia aprire fino alle 2, però quantomeno mettila alle 11, quantomeno io il drink me lo finisca alle 10, pago e mi alzo e me ne vado. Perché se tu alle 10 dici che le persone devono stare a casa, quanto vale che i bar dici che devono chiudere alle 9?
E infatti alle 9 e un quarto, queste due prime sere, abbiamo avuto il fuggi fuggi, cioè tant'è che abbiamo cominciato a smontare il bar alle 9 e mezza.